Oggi è il giorno 8, giusto? E la destinazione di oggi è Aalborg, con circa 72 km e 300 di dislivello, se non sbaglio. Una gradina. dislivello, poi lo vediamo quando arriviamo, perché con te il dislivello è un'informazione del tutto relativa ed empirica. Si parte il mulino di Lostrup. Ma che spettacolo! Il faro nella sabbia. Adesso noi andremo là. Poi ci sono delle scogliere. Shabadubam, 4 km. Il vento è a favore. Sembra un quadro. Un quadro che si avvicina. Cosa ne pensi della sabbia nelle scarpe? Ma più che altro, cosa ne penso se la traccia sarà così per i 70 km successivi? Ecco. Guardate adesso cosa esce fuori. Miracolo dei miracoli. Wow! Ma come mai questa cosa? Siamo forse scesi da una duna di sabbia per rintracciare la nostra traccia? Il capotraccia sta perdendo colpi. Qualche tratto spinta, qualche tratto pedalato, ma siamo quasi fuori dalla sabbia. Qua inizia a stare tanta roba. The most rigid scale in the world, the most iconic. Madonna. È una ferrata questa. Ma cerchiamo un varco più accessibile per scendere in spiaggia, che dovrebbe essere in quel paese lì, davanti a noi. Spatus! Ma che spettacolo! Una sabbia compatta che è meglio dell'asfalto. Ora abbiamo circa 20 km così sulla spiaggia. Se si riesce. Che posto pazzesco. Ma c'è anche il Maras qua. Sicuramente un posto surreale. Chilometro 20. Si va che è un piacere. A breve entreremo dall'entroterra per tagliare l'isola di Vendistel dritto fino a Aalborg, che è la nostra meta di questa sera. Il ridente e pregevole paesino di Blokhus. Blokhus. Ripartiti dopo aver pranzato con due Smorrebrock a testa, e sono decisamente notevoli qua. Smorrebrock tutta la vita. Cittadini. Cos'è quella roba? Dammi un altro convinto. Questo qua, te, Madonna! Ah, vedi, guarda, qua c'è anche tutto il significato delle livree che è su ogni lato. Basta. Abbiamo lasciato la sabbia. Adesso abbiamo un po' di stradone. Siamo da Api Bro. Che ci cambia tutta l'ottica sulla giornata, eh? Fischia. Poi con quel gabbiano lì. Vabbè. Spiattellato. La ciclabile in mezzo al nulla. Mancano 13 km ad Aalborg. Il convoglio Stefanino Marazzi è prossimo alla stazione di Aalborg.
Io non ho pagato il biglietto. Ah, noi siamo il convoglio, quindi sì, gli altri devono. Esatto. Ah, ok. Ci stavo dimenticando, siamo tornati un po' indietro per andare a vedere il cimitero vichingo. Wow. Praticamente venivano bruciati i cadaveri all'interno di questi circoli di pietre e poi i resti venivano sepolti sotto. Provo a fare un video bruttissimo, lo sto facendo infatti. Salutiamo l'isola di Van Diesel e torniamo adesso nello Jutland. E lì ci aspetta la città di Alba, che è la quarta città più grande della Danimarca. Goodbye Van Diesel, è stato bello. Siamo nel centro di Aalborg. Non so cosa sia. Era il castello. E casa matte. Possiamo anche prendere uno, che ne dici? Sì, sì, è tipico, sì. Una chiesa molto bislacca. Vuoi dire che non faticheremo a cercare da mangiare stasera? Questo sì che è un hotel bike friendly. C'è anche il recinto al piano sotterraneo per le bici, con compressore, idropulitrice. Con lì dove cambia colore. Esatto, al telaio. Vabbè, direi che da Aalborg potrebbe essere tutto per oggi.